Sì. Adesso mi parlerò di Polissena, di quella colpa che non si può cancellare nemmeno se Clitennestra mi ammazzasse 20 volte. Polissena fu l'ultimo nome tra Enea e me, l'ultimo, forse l'unico nostro malinteso. Credette che a causa sua non potessi andare con lui e cercò di persuadermi che, anche rimanendo, non avrei giovato alla sorella morta, ma se c'era una cosa che sapevo era proprio questa. Non avemmo il tempo di approfondire il mio rifiuto di andare con lui, che non conosceva il passato ma il futuro. Enea vive, apprenderà della mia morte, continuerà a chiedersi se è davvero la persona che amo. Perché scelsi non lui ma questo, la prigionia e la morte. Forse capirà, anche senza di me, ciò che dovetti respingere a prezzo della morte. La soggezione ha un ruolo contrario alla mia natura. Schivare, sviare, come sempre quando compare il suo nome. Polissena, lei era l'altra. Lei era come io non potevo essere. Aveva tutto quello che mancava a me. È vero che mi chiamavano bella, lo so, perfino la più bella, ma intanto restavano seri. Quando passava lei, sorridevano tutti, il primo sacerdote e l'ultimo schiavo, come la più stupida sguattera. Cerco una parola per il suo manifestarsi, ma non riesco a fare diversamente. La mia fiducia in una locuzione felice, in parole dunque, che possono fissare, anzi, a volte perfino suscitare ogni manifestazione, ogni accadimento mi sopravvive. Ma con lei fallisco, era composta da elementi diversi, da grazia, suavità e fermezza, addirittura durezza. Nella sua natura c'era una contraddizione che risultava irritante, ma anche seducente, che si sarebbe voluto ghermire, custodire o estirpare, anche a costo di annientare lei. Aveva molti amici con cui non manteneva le distanze, di strati sociali che a quel tempo non frequentava affatto e cantava con loro canzoni che faceva lei stessa. Era buona e aveva nello stesso tempo uno sguardo cattivo con cui leggeva dentro di me, ma non dentro di sé. Sì, avrei dovuto negare me stessa per accettarla. E lei non mi veniva incontro. Da quando ero diventata sacerdotessa, da quell'anno di silenzio contro di me, ci frequentammo quanto il costume del palazzo richiedeva a noi sorelle. Sapevamo però entrambe che prima o poi ci saremmo scontrate e l'una sapeva che lo sapeva l'altra. Ma poi mi spaventai. Lei, proprio Polissena, venne a raccontarmi i suoi sogni. E che sogni? Grovigli inestricabili. E io, proprio io, dovetti interpretarli. Non potei solo odiarmi, e mi sembrò che lo volesse anche. Con uno sguardo senza freni, indagatore ed esigente, mi si consegnò. Aveva sognato che da una fossa di rifiuti in cui dimorava, allungava le braccia verso una figura luminosa per la quale si struggeva. Chi era il fortunato? Cercai di scherzare. Aveva un nome? Asciutta. Polissena disse: sì, è Andro. Andro, l'ufficiale di Eumelo. Mi mancò la parola. Maledetto Uffizio. Sì, dissi. Che sogni si fanno? Torniamo a vedere in sogno che abbiamo visto per ultimo durante il giorno. Cose senza importanza, Polissena. Della fossa di immondizie tacqui. Anche lei se ne andò delusa. Ritornò. In sogno si era congiunta nel modo più degradante ad Andro,
l'ufficiale di Eumelo che da sveglia odiava, disse. Allora qualcosa non andava in lei. Ehi, sorella, dissi nel modo più spigliato possibile, credo che hai bisogno di un uomo. Ce l'ho, disse. Non mi dà niente. Si tormentava, piena d'odio, come se potesse finalmente vendicarsi di me. Pretese che esprimessi ciò che lei stessa non riusciva a dire, che dentro di lei, qualcosa che non conosceva, la spingeva a struggersi per quel pivello borioso, per quella nullità d'uomo che in nessun altro modo riusciva a far parlare di sé se non per il disonorevole servizio presso Eumelo, che lei detestava, disse. Non posso dire che all'inizio le fossi d'aiuto. Invece di allentare il nodo che la strozzava per incomprensione, lo serravo più forte. Non volevo sapere che cosa inducesse mia sorella Polissena a provare il massimo del piacere solo assoggettandosi totalmente alla persona più indegna. Non potevo fare niente contro il disprezzo che i sogni di Polissena mi ispiravano, che lei naturalmente percepiva, che non tollerava. Ha avviato una relazione con quell'andro di nascosto, inconcepibile. Nessuna di noi sorelle aveva mai avuto bisogno di celare le sue inclinazioni. Con profondo, incredulo disagio, vidi come la situazione del palazzo, quasi che qualcuno la facesse ruotare, mi ci mostrasse il suo rovescio, una smorfia dissoluta. E come essa, in una prospettiva diversa, assumesse un peso diverso e una delle vittime che seppelliva sotto di sé Polissena. Ma ciò che allora non capii e non volli capire, che alcuni erano predisposti a essere vittime, non solo da cause esterne, ma anche dalla propria natura, contro ciò insorsi con tutta me stessa. Perché? Adesso tutto a un tratto si è fatto davvero silenzio. Provo un'infinita gratitudine per questo silenzio di prima della morte, per quest'attimo che mi pervade così intensamente da costringermi a non pensare a niente, per questo uccello che senza suono e distante vola attraverso il cielo e lo trasforma, quasi impercettibilmente. Ma senza ingannare il mio occhio, che conosce tutti i cieli, la sera inizia così. Il tempo comincia a scarseggiare. Che cosa devo ancora sapere? Ho dovuto disprezzare Polissena perché non volevo disprezzare me stessa. Non è possibile, ma lo so, è così. Ah, che pro, sono ancora viva, se non per sperimentare ciò che si sperimenta soltanto prima della morte. Polissena, credo, fece una fine di inimmaginabile atrocità perché la figlia prediletta del re non era lei, ma io. Per questo fu la frase di cui vissi per troppo tempo, che doveva essere quella giusta, che non poteva essere messa in discussione. A chi altro ha confidato il suo segreto se non a me, la sorella, a me, la veggente? A che le giova? A che mi giova ripetere adesso la frase che trovai allora per debolezza? Anche io sono solo un essere umano. Che significa questo solo? Erano molto esigenti con me, è vero. Lei, Polissena, mi ha chiesto troppo, perché le avevo chiesto troppo. Per farla breve, mentre dormiva da Andro, cominciò a sognare il re Priamo. Da prima raramente, ma sempre la stessa cosa, poi più spesso. Alla fine ogni notte. Era più di quanto potesse sopportare. Ritornò da me con tutta la sua sofferenza. Nel sogno il padre le faceva violenza. Pianse. Nessuno ha colpa dei suoi sogni, ma si può almeno essere riservati. Questo feci capire alla sorella. Credo che tremassi di sdegno. Polissena crollò. Mi presi cura di lei e badai a che tacesse. Era il periodo in cui non potevo ricevere Enea, né lui veniva di sua iniziativa. Smisi di fare visita ad Anchise. Nelle mie viscere era annidata una belva che mi divorava e non mi dava pace. In seguito ne trovai il nome, Panico, e solo nel recinto del tempio trovavo quiete. Con fervore, così doveva apparire.
mi immergevo nelle cerimonie. Perfezionavo le mie tecniche di sacerdotessa, insegnavo alle giovani sacerdotesse il dire nel coro, che non è facile. Gustavo l'atmosfera solenne delle grandi festività, la separatezza dei sacerdoti dalla massa dei fedeli, la partecipazione da protagonisti al grande spettacolo. Il timore religioso e l'ammirazione negli sguardi della gente semplice, la superiorità che mi dava il mio uffizio. Ne avevo bisogno. Essere presente e nello stesso tempo non sentirmi coinvolta, già che nel frattempo avevo cessato di credere negli dèi. Tranne Pantò, che mi osservava, nessuno se n'è accorto. Non saprei dire da quando dovetti definirmi incredula. Se fosse stato uno spavento, una sorta di conversione, me ne ricorderei, ma la fede mi passò a poco, così come a volte passa una malattia e un giorno ti dici che sei guarito. La malattia non trova più terreno dentro di te, così pure la fede. Quale terreno avrebbe potuto ancora avere? Mi viene in mente innanzitutto la speranza e poi il timore. La speranza mi aveva abbandonata, conosceva ancora il timore, ma da solo il timore non trattiene gli dèi, essi sono molto vanitosi. Bisogna anche amarli. Chi è senza speranza non li ama. A quell'epoca il mio viso cominciò a cambiare. Enea non c'era, lo si era mandato via come al solito. Trovavo che non aveva senso confidare ciò che mi accadeva a uno qualunque. Dovevamo vincere la guerra e io, figlia del re, ci credevo sempre di meno. Mi sentivo impastoiata con chi potevo parlare. A questo si aggiungeva che il corso della guerra non sembrava darmi ragione. Troia resisteva. La parola era eccessiva, poiché da un po' di tempo nessuno la minacciava. I greci mettevano a sacco le isole e le città costiere lontane da noi. Avevano lasciato dietro le loro fortificazioni di legno solo un paio di navi, tende, un esiguo corpo di guardia, troppo forte perché non lo annientassimo, troppo debole per attaccarci. Fu proprio l'abitudine a quella situazione che mi tolse la speranza. Come poteva ridere un troiano quando il nemico era in agguato davanti alla sua porta? E sole, sempre sole. Febo Apollo, sinistramente raggiante, onnipotente, sempre gli stessi luoghi tra i quali si perdeva la mia vita. Il santuario, il boschetto del tempio rinsecchito quell'anno, lo scamandro che di solito irrigava il nostro giardino era prosciugato, la mia capanna d'argilla, il giaciglio, la sedia, il tavolo, rifugio per i periodi in cui ero vincolata al recinto. Per via del servizio del tempo, del tempio, la strada per la fortezza, in leggera salita sempre in compagnia di due soldati che dovevano seguirmi a due passi di distanza e che non mi parlavano perché glielo avevo proibito. La porta nelle mura, il grido delle guardie, una stolta parola d'ordine sempre diversa a cui le sentinelle dall'alto rispondevano stoltamente. Abbasso il nemico, sprofondi nel nulla, proprio così. E poi essere squadrati dall'ufficiale di picchetto, il segnale che la porta veniva aperta, sempre la stessa noiosa strada verso il palazzo, sempre le stesse facce davanti alle case degli artigiani. E una volta entrata nel palazzo, i corridoi sempre uguali. Che conducevano alle stanze sempre uguali, solo che la gente in cui mi imbattevo mi pareva sempre più estranea, anzi, oggi non so come mi potesse sfuggire che ero una prigioniera, che lavoravo come lavoravano i prigionieri, costretta, che gli arti non mi si muovevano più autonomamente, che mi era passata la voglia di camminare, di respirare, di cantare. Ogni cosa mi richiedeva un'ardua decisione. Alzati, mi ordinavo, adesso vai. E quanta fatica mi costava. Il dovere non amato mi divorava ogni gioia.
Non solo per il nemico, anche per me Troia era diventata inespugnabile. Su quest'immagine fissa scorrono figure, molte senza nome. Era il tempo in cui dimenticavo rapidamente i nomi e trovavo difficoltà a impararne di nuovi. Tutto a un tratto c'era molta gente vecchia, uomini vecchi. Li incontravo per i corridoi del palazzo che di solito erano senza vita, mummie, mezzi storpi, sospinti a fatica dagli schiavi. Andavano in consiglio. Allora vedevo anche i fratelli che di solito stavano con la truppa. Ettore Nuvola Scura, che attaccava sempre il discorso con me, che voleva sentire come stavo, come stavano le donne, e affidava la nostra protezione Andromaca, che amava molto. E Paride, annientato, che sorrideva obliquamente, ormai solo l'involucro di se stesso, ma più aspro che mai. Mi dissero che passava sui cadaveri, non cadaveri di greci, cadaveri di troiani. Un uomo pericoloso. Tutta la sua vita era un rimediare a un errore dopo l'altro. Su quello non si poteva contare, sì, a quel tempo. Come se vi fossi costretta, cominciai a classificare le persone che incontravo in funzione di una evenienza che mi era ancora ignota. Su quello si può contare, su quello no. Perché cosa? Non volevo saperlo. In seguito risultò da solo, in pochi casi mi ero sbagliata. Ere Priamo, il padre, era un caso a sé, un caso che toccava a me. Stava diventando friabile, questa era la parola. Re Priamo, tanto più si sbriciolava, tanto più veniva costretto a esibire il re. In occasione delle grandi festività sedeva rigido nella sala, posto da poco sullo stesso piano, anzi più in alto di Ecuba, e ascoltava i canti che lo glorificavano, che glorificavano lui e le gesta dei troiani. Erano sorti nuovi cantori, oppure i vecchi, se erano ancora tollerati, modificavano i loro testi. I nuovi testi erano tronfi, ciarlataneschi ed aleccapiedi. Era impossibile che fossi l'unica a notarlo. Mi guardavo intorno, i visi opachi si imbrigliavano da soli. Ne avevamo bisogno? Sì, disse Pantò, con il quale talvolta tornava a parlare, visto che altrimenti non trovavo nessuno. Mi fece sapere il contenuto delle disposizioni che erano state appena inviate ai primi sacerdoti di tutti i templi. Il fulcro di tutte le celebrazioni andava spostato dagli eroi morti a quelli viventi. Ero sbigottita. La nostra fede, il senso che avevamo di noi, si fondava sul culto degli eroi morti. Ad essi ci richiamavamo quando dicevamo eternamente e infinitamente. La loro grandezza, che ritenevo ineguagliabile, faceva modesti noi viventi. Questo era il punto. Credi dunque, disse Priamo, che degli eroi modesti che possono sperare nella gloria solo dopo la morte siano gli avversari giusti per gli immodesti greci? Ritieni saggio non cantare gli eroi viventi, ma quelli morti, rivelando così quanti ne sono già stati uccisi? Ma, dissi io, non vedete quanto è più pericoloso toccare sconsideratamente il fondamento della nostra comunità? È proprio tu lo dici, Cassandra, disse Pantò, tu che non credi a nulla? Esattamente come Eumelo e i suoi uomini che stanno dietro ogni cosa. O se no, dove sta la differenza? Lo redarguì freddamente. Il greco voleva biasimare la troiana? Come potevo dimostrare a lui o a me che avevo torto? La notte non dormii, cominciarono i dolori di testa. A che cosa credevo? Adesso, se puoi ascoltare, ascolta, Enea. Non siamo arrivati a una conclusione.
Ti devo ancora delle spiegazioni. No, il tuo comportamento di allora non mi lasciò traccia di dispiacere. Capivo bene che anche quando eri là, anche quando giacevi con me, ti ritraevi, che non riuscivi più a sentire le mie stolte asserzioni. Quell'eterno, ma io voglio quello che vogliono loro, solo perché non mi hai contraddetto. Perché non hai evitato che mi lasciassi andare fino al punto di opporre quella frase perfino a Eumelo nel primo duro scontro davvero aperto che avemmo? Fu dopo che il nostro povero fratello Licaone fu preso prigioniero da Achille la Bestia e venduto al maligno re di Lemmo in cambio di un prezioso vaso di bronzo. Un'onta sotto il peso della quale Priamo gemeva, e nella cittadella sembrò che ci fosse uno solo capace di rispondere alla vergognosa tracotanza del nemico. Quell'uomo era Eumelo. Diede un giro di vite, gettò la sua rete di sicurezza che finora aveva stretto i membri della casa reale e la classe dei funzionari sull'intera Troia, e adesso chiunque ci finiva dentro. La cittadella sbarrata al calare dell'oscurità, severi controlli su tutto ciò che uno portava con sé in qualsiasi momento. Eumelo lo ritenesse necessario, poteri speciali agli organi di controllo. Eumelo dissi: non è possibile. Ovviamente sapevo che era possibile. E perché? Mi chiese con gelida cortesia. Perché così danneggiamo noi stessi più dei greci? Mi piacerebbe che me lo ripetessi, disse. In quell'attimo mi assalì la paura. Eumelo, esclamai supplichevole, cosa di cui mi vergogno ancora. Credimi, io voglio quello che volete voi. Serrò le labbra con durezza. Con quello non riuscivo a spuntarla. Disse in modo formale: benissimo, così appoggerai le nostre misure. Mi piantò lì come una stupida. Si avvicinava al vertice del suo potere assoluto. Come avvenne che cadde in quello stato di prostrazione, che mi invischiai un dialogo interiore con Eumelo, che andò avanti per giorni e notti. A questo punto si era arrivati. Io volevo convincere lui, Eumelo, ma di che? Mi ha chiesto Enea, e restai muta allora. Del fatto, direi oggi, che non dovevamo diventare come Achille pur di scamparla, che non era ancora dimostrato che noi pur di scamparla dovessimo diventare come i greci, e quando anche fosse, non era più importante vivere secondo i nostri costumi, secondo le nostre leggi, anziché vivere in assoluto. Ma chi volevo darla a intendere? Era davvero così? Non era più importante sopravvivere? La cosa più importante di tutte, l'unica che contasse, che fosse quindi Eumelo, l'uomo del destino? E se la domanda suonasse invece da tempo in altro modo, vale a dire assumere il volto del nemico e malgrado ciò perire? Ascolta, Enea, comprendimi, non riuscire a sopportarlo di nuovo. Non riuscirei. Certi giorni me ne stavo sdraiata sul mio giaciglio, bevevo un po' di latte di capra, facevo coprire le finestre, chiudevo gli occhi e restavo inerte per impedire alla belva che mi sbranava il cervello di ricordarsi della mia esistenza. Marpessa, senza fare rumore, andava su e giù, condusse da me Enone, che mi accarezzò soavemente, come solo lei sapeva, la fronte e la nuca. Le sue mani ora erano sempre fredde. Veniva già l'inverno? Sì, veniva l'inverno. Davanti alle porte c'era stato il grande mercato d'autunno, lo spettro di un mercato. Uomini di Eumelo travestiti da venditori in mezzo ai quali rigidi i veri venditori. Uomini di Eumelo travestiti da compratori e in mezzo a loro goffi per la paura, noi i compratori. Chi recitava la parte di chi? Informazioni compatte, incerti, insolenti, i greci.
Mi trovai incuneata per caso contro Agamennone quando comprò da un orafo senza tirare sul prezzo un bel monile, molto costoso, lo stesso che poi mi porse. Non è bello? Intorno a noi silenzio di tomba fino all'orizzonte, dissi con calma quasi amichevolmente: sì, è molto bello. Agamennone, mi conosci? Disse Agamennone, come si può non conoscerti? Mi scrutò a lungo in modo strano, non riuscì a decifrarne lo sguardo, poi disse sottovoce in modo comprensibile solo per me: non so se dovrei, per poterlo regalare a mia figlia. Lei non c'è più. Un po' ti assomigliava. Prendilo tu. Poi mi diede il gioiello e si eclissò rapidamente. Nessuno della mia gente ha mai fatto menzione di quel gioiello. Lo portai stavolta. Lo porto ancora. Il suo compagno lo vidi poco fa al collo di Clitennestra e lei vide al mio collo il compagno del suo. Vi portammo la mano con lo stesso gesto, ci guardammo, ci capimmo, come solo le donne si capiscono. Chiesi a Pantò incidentalmente: quale figlia? Ifigenia, disse. Ed è vero quello che si racconta di lei? Sì, l'ha offerta in sacrificio. Il vostro Calcante gliel'ha ordinato. Agiscono sconsideratamente e stoltamente. Credono nell'incredibile. Fanno quello che non vogliono e piangono le proprie vittime autocommiserandosi. Ancora questa paura.